questo mondo globalizzato, per molti aspetti, è in mano ad una oligarchia finanziaria, politica e culturale spietata. Lo possiamo dire? Ecco, leggo qui, Casaleggio, sempre in questo dialogo, dice: il capitale ormai vince sulla democrazia, che sembra essere solo un intralcio, una perdita di tempo. Il capitale ha altri tempi, più veloci, non vuole regole, mette i suoi rappresentanti nelle istituzioni. D'altra parte, ragazzi, quest'idea è comune alla grande cultura occidentale presente. Cioè, quelli che ancora pensano in Europa e nel mondo dicono questo con chiarezza. Ecco, io vi ho portato una citazione di un autore che certamente non è né massimalista né complottista, ma è Habermas, cioè sicuramente il filosofo della politica più famoso in Occidente, nell'Occidente europeo perlomeno, moderato, socialdemocratico, se vogliamo, e lui in una delle ultime interviste del 2016 dice: il capitalismo finanziario globalizzato e autonomo si sottrae ampiamente all'intervento del politico nella nostra società globalizzata e sempre più interdipendente. Dietro il paravento della democrazia, le élite politiche mettono in opera in maniera tecnocratica gli imperativi dei mercati senza offrire praticamente alcuna resistenza. Questo è Habermas, ragazzi, non è un complottista della rete. Quindi, se le cose stanno così, e stanno così, c'è un'indagine dei matematici dell'Università di Zurigo che hanno individuato, diciamo, il cuore del potere economico-finanziario del mondo, che è costituito da poche grandi corporation internazionali, in gran parte anglosassoni o americane. Sappiamo, è così. E sappiamo bene che poi queste grandi strutture economico-finanziarie che controllano la politica, controllano i mass media, sono proprietari delle case editrici, dei giornali. Ecco perché dicono tutti la stessa cosa. Anche questo però sta crollando grazie a Dio. E loro lo avvertono, lo vedono i dati dell'audience. Ormai questi talk show hanno il 3-4% di audience, su un audience che comunque ormai è sotto il 50%, la gente vede altro, sono residui senili che guardano queste cose, e spesso anche con sospetto. Ecco perché questo è un momento opportuno e pericoloso, perché loro se ne stanno accorgendo che sfugge di mano il controllo totale, e quindi non sappiamo che cosa stanno pensando per rimettere in ordine le cose, capisci? Bene. Ecco, bisogna stare molto, molto in campana. Quindi alleluia, alleluia, magari è un minuto, ecco, è un minuto, un kairos, poi non ci sarà più, però intanto lo possiamo dire ora, possiamo denunciare la bruttezza, la violenza di questo sistema che è prima mentale che politico, è mentale. Ecco perché ci vuole una lotta di pensiero. Noi dobbiamo confutare l'antropologia, la filosofia che c'è dietro, che è quella di un uomo atomizzato, di un uomo macchinetta, automobile, un omuncolo pieno di brame che vuole accaparrare, pieno di terrori che poi ha bisogno di compensare con droghe tutta la sua disperazione. Dobbiamo confutare questa antropologia perché è falsa. L'uomo è altro, può essere ben altro, è tempo che sia ben altro, è possibile essere altro. E dobbiamo anche dire che questo sistema, che è un sistema di potere finanziario e politico ed economico, se regge è anche perché c'è, come dire, un collaborazionismo molto vasto dell'area intellettuale e culturale, molto vasto, anche questo è ben organizzato. Cioè ti fanno vedere solo quegli, virgolette, intellettuali, virgolette, scrittori, virgolette, doppie, filosofi, che non sono filosofi ma sono misosofi, cioè odiano la sapienza, e quindi sono assolutamente funzionali all'imbecillità che si vuole dominante nel popolo,
Perché un popolo imbecille, specialmente imbecille, vuol dire debole, capite? Imbelle, svuotato, disperato, che non ci crede più in niente. Quello è un'ottima mandria da governare. Quindi noi dobbiamo anche passare ad una denuncia del collaborazionismo intellettuale, secondo me. Denuncia non violenta, ma denuncia. Perché anche qui non bisogna confondere la violenza con la forza guerriera della denuncia. Sono due cose diverse. Gesù Cristo era un uomo probabilmente non violento, credo, ma era un uomo durissimo nella denuncia. Durissimo.